Ciao ragazzi, ciao a tutti e benvenuti all'ultima, finalmente, l'ultima puntata. Oddio, mi sto seguendo, cazzo. Di Serious Sam 3 BF. Il verme delle dune, mi vuole mangiare. Questo è l'ultimo livello del gioco, l'ultimo, ed è anche il più lungo di conseguenza. E se mi sentite parlare un po' meno in questa puntata è perché il video dura circa un'ora, forse un pochino anche di più, e quindi se dovessi chiacchierare tutto il tempo arriverei in fondo letteralmente senza voce, ma in onore dell'ultima puntata direi che, insomma, è opportuno accendere un po' di musica giusto per darci quella carica necessaria per affrontare queste orde di nemici. Iniziamo con una lieve infarinatura di soldatini. No, ragazzi, questo livello è veramente difficile. Io sono onesto con voi, voglio essere onesto, non sono mai riuscito a finirlo senza morire. Non che io lo abbia giocato troppe volte, però è un livello sicuramente molto impegnativo, molto lungo, quindi basta un solo errore, sarà necessario appunto dover ripetere l'intera cosa da capo e mi scoccerebbe parecchio, quindi massima concentrazione anche perché, insomma, già di per sé questo livello richiede circa più di un'ora per completare, quindi se dovessi fallire, insomma, ripeto, mi girerebbero i coglioni. Allora, siete stati davvero in tanti a dirmi: ah, chissà come se la caverà Zeb all'ultimo livello di Serious Sam 3, quello difficilissimo, pieno di mostri che sembra non avere mai fine. Ebbene, in questo video vedrete appunto come me la cavo. L'inizio del livello non è troppo complicato, vi arriveranno addosso un sacco di soldatini, questi qua lenti che vanno giù con un solo colpo di fucile. Saranno diversi, però dai, fin qui nulla di complicato. Sto usando i C4 proprio perché so che qualche metro più in là c'è la cassa. Madonna! La cassa di rifornimenti piena di C4 infiniti, quindi conviene utilizzarli. Poi, una delle cose di questo gioco che mi dà un po' fastidio è il fatto che appena usi un esplosivo saltano fuori queste fumacchie che davvero coprono mezzo schermo, coprono tutti i nemici. Non diventa complicato distinguerli e vedere cos'hai davanti, quindi è un po' una seccatura, però. Adesso vediamo di usare un po' il braccialetto siriano perché appunto ha le munizioni infinite. E contro questi soldatini non è neanche male. Possiamo bersagliare fino a 4 persone in un sol colpo. E ora però cominciano ad essere un po' numerosi. Vediamo se riesco a tenerli a bada così. Cazzo, mi è scaduto, madonna. Mi sono fatto anche colpire. Ah, vabbè, dai. Ci qua. Poi questi kamikaze, cazzo. Questo fumo non vedo una madonna. Eh sì. Ma davvero, questa cosa è abbastanza pallosa perché non ti puoi permettere di far esplodere nulla. Ti crea un muro di fumo. Madò, budellini. Tonda, ragazzi. Il C4 è veramente potente. Chi crede che sia potente quanto un razzo si sbaglia di brutto. Ha la potenza di circa, credo, 4-5 razzi. Poi pure la portata è parecchio ampia. Io credo che l'abbiano fatta così apposta, altrimenti sarebbe un pochino troppo poco potente, insomma, no? Anche perché possiamo portarci dietro fino a 10 cariche, non di più, a differenza dei razzi che possono essere fino a 50. Come vi ho detto, qui ci sono i rifornimenti infiniti, appunto. Quindi, però questi kamikaze non possiamo perdere troppo tempo e farli avvicinare. Cazzo. No, comunque il fatto di Serious Sam 3, no? Oddio. Madonna, che budella. Stavo dicendo, il fatto di Serious Sam 3 di dover ricaricare sempre le armi, io ammetto che sono riusciti bene o male a bilanciarlo discretamente. Non mi piace tanto il fatto che hanno deciso di renderlo un pochino più come i giochi commerciali, però nonostante questa loro scelta, il loro metodo di bilanciare sta cosa non è poi andata così male. Nel senso, poteva andare molto peggio.
Poi ovviamente la roba di rimirare si applica soltanto al fucile d'assalto, la pistola, di devastator, però di certo non ha tutte le armi. Per esempio i fucili si usano ancora in modalità tra virgolette classica, cioè quello singolo si va ricaricato, però non è che puoi mirare col mirino, dico, con tutte le armi, come a COD, insomma. Per cui tutto sommato nulla di grave. Madonna, sono fisso qui da un bel po' all'inizio del livello, perché sti soldati sembrano non finire mai, però... Ok, ma ha salvato la partita. Possiamo passare alla sezione successiva. Oddio, c'è il ciccio bomba laggiù. Il cugino di Orazio. Oh, sti razzi, calma, calma, buono. Oddio. Che poi me ne spunteranno anche a sinistra, di questi... sti ciccio bomba. L'ultimo livello di Serious Sam, bacia il culo. Comunque devo stare attento perché questi razzi sono particolarmente veloci. Come nota personale, io credo che l'ultimo livello, seppur pur essendo il più difficile, francamente, no, parlando chiaramente, è il più difficile tra tutti i livelli di Serious Sam 3, credo che sia però anche il più noioso. Mi spiego meglio, non tanto per il fatto dei tanti nemici, perché tutti i livelli hanno tanti nemici, però per via del layout stesso, ovvero questo livello è soltanto un canyon nel deserto, non ci sono né strutture, né alberi, né luoghi diciamo diversi da esplorare, è soltanto un canyon molto simile, e tutte le sezioni, dico, del livello sono simili tra loro, quindi... abbastanza monotono. È una grande sfida, e sapete bene che io prediligo le grandi sfide, però ammetto che è una palla al piede. Cioè questo canyon pieno zeppo fino all'orlo di nemici, dove il nostro compito sarà semplicemente falciare proprio a pezzi tutto ciò che ci correrà incontro. Ok, qui abbiamo un po' di rifornimenti, cogliamo l'attimo, cogliamo l'occasione. Qui c'è la cassa di rifornimenti di razzi, ovvero razzi infiniti. Però andiamo dietro l'angolo qua, perché se non vado errato, proprio qua dietro ci sarà un po' di armatura. No, non c'è, c'è la vita. Vabbè, si vede che mi ricordo male. Comunque in qualcuno di questi angolini ci dovrebbe essere un po' di armatura, e visto che ce n'ho soltanto 17, insomma, mi servirà abbastanza. Perché ok, 50 razzi su 50. Ragazzi, lo sapete la chicca? Questa chicca, scommetto che non lo sapevate. L'urlo dei kamikaze, no? Oh, che cazzo! Distanze, prego. Distanze di sicurezza, prego. Stavo dicendo, l'urlo dei kamikaze, la voce è stata registrata dal creatore stesso di Serious Sam, ovvero Roman Ribarik, il direttore generale di Crow Team. Scommetto che non lo sapevate questa cosa. Ebbene sì, si vede che si era incazzata per via dei eventuali ritardi sulla creazione dei giochi, che ne so. Ragazzi, modellate! Bisogna del modello pronto per domani. No, a parte gli scherzi, è vero, io ci ho parlato. Niente, chiusa parentesi. Oh, c'è una fumacchia lì che non vedo niente. Oh, oddio. Ho rischiato come un suino monco. No, perché quando c'è il fumo mica li vedi, al massimo li senti, però siccome sono 20 non è che puoi sapere che ce n'è uno lontano 3 centimetri. Oh, merda, accidenti alle ricariche, no, dai! No, non posso fare un fail così. No, non fallirò, non failerò. Prometto, ragazzi, che ce la farò. Parola di Zeb89, non di Francesco Amadori, attenzione. Madonna, oh, ma... mandamene un po' di più, visto che ci sei. Stundo, ragazzi! Basta, kamikaze, basta! È tutto il gioco che li affronto, Dio buono. L'unico nemico che mi dà più fastidio dei kamikaze, in tutta onestà, è lo scheletro, il clear skeleton, perché veramente quelli falciano le palle. Perché poi sono anche più resistenti, cazzo, quelli... Ricarichiamo il C4, ok. Carichiamo l'arma. Ci sono ancora queste... sti sputi ancora. Madonna, io non riesco a credere che sono ancora all'inizio del livello. Sono ancora mi trovo ancora nel primo tunnel. Basta! Taci, Dio caro. Devo usare il minigun? No,
Quello lo risparmio per dopo, se no. Se dovessi utilizzarlo e sprecarlo adesso, i mostri più avanti mi aprirebbero il culo e ci sputerebbero dentro. Quindi, occhio alle munizioni. Bisogna sempre saper gestire bene le munizioni, no? Perché se io, che ne so, inizio, parto lì di Devastator, tu, così, fiera, io vivo in fondo che Dio caro, le lancio le ciabatte dal letto, cazzo, non ci avrei più un cazzo. Quindi attenzione, perché non è detto che ci siano sempre e comunque munizioni ovunque. Cazzo, attenzione. Io riconosco che poi, madonna, gli scheletri. Usare la doppietta, soprattutto in livelli come questi, no? Dove è pieno di mostri, non ve lo consiglio, quindi lasciate perdere che io lo sto facendo, ma diciamo che io riesco a gestire molto bene le quantità, però basta veramente un pizzico per sbagliare. Tarò! Olè! Olè! Un altro laggiù. Madò. Oh, mi fate andare avanti o no? Sono qui da Dio caro da una decina di minuti davanti a sto tunnel iniziale. L'ho detto anche prima, ma cioè, per farvi capire letteralmente il numero, la quantità di nemici in questo livello. Ok, abbiamo rifornito anche le munizioni del fucile d'assalto, un po' di razzi. Oddio, come cazzo là dietro? Che facevi? Giocavi a nascondino, faceva la conta? The pain hasn't even started yet. Il dolore non è neppure iniziato ancora. Cosa urlate a fare? Sir Sam lì, fiero, con gli occhiali da sole. No, no, ma poi Sir Sam, uno dei pochi che combatte con... Cazzo, mi sono preso un razzo nei denti. Aspetta, ragazzi, meglio se mi concentro. C'è il ciccio merda laggiù, Orazio Lezzosi, che sarebbe il cugino di Orazio Grinzosi, che mi sta sparando razzi ad alta velocità. Comunque stavo dicendo... Oh, cazzo, calma. Sto dicendo, Sirius Sam è fiero perché combatte con gli occhiali da sole. Fiero quasi quanto me. Cioè, con gli occhiali da sole, no? Ragazzi, cioè, è pieno di soldati laggiù. Qui bisogna usare il C4 di nuovo. Qui bisogna spianare. Bisogna spianare qua. Cioè, proprio monconi ovunque per terra. Il deserto cosparso di monconi. Tu vanda giù, è inutile che ti chini lì, non vada a staccarti il capo. Mi converrebbe quanto un cesso in cucina. Oppure un cesso in ufficio, non so, un cesso in cantina. No, un cesso in cantina in effetti non è scomodo. A parte gli scherzi, cerchiamo di non morire. Comunque ragazzi, questo è un livello lungo. Io apprezzo le persone che... Madonna, oh, calma laggiù. Apprezzo le persone che guardano questi video per intero, perché riconosco che sono abbastanza ripetitivi. Però mi fa molto piacere che ci siano persone là fuori che dicono: io voglio guardare Zeb, perché secondo me Zeb, visto che è bravo, forse guardandolo riesco a imparare qualcosina. Io tengo davvero a cuore certi tipi di ragionamento, ovvero io guardo i video di Zeb, sì, per ridere, no? Perché magari lo trovo divertente, ma anche perché, secondo me, ha abilità da vendere. Ecco, questo mi fa piacere. Cazzo, ho sentito bene. Madonna, ragazzi, il toro. Ok, io meglio se mi concentro, perché sennò rischio di non ricordarmi tutto ciò che deve spuntare. Madonna. Urlatori, via. No, ma poi troppi sti kamikaze. Basta che i tori si stanno belli calmi, perché il mix kamikaze e tori è un attimino più complicato. Prendiamo le distanze. Ecco, come il solito consiglio che vi do è: prendete le distanze, perché se non lo fate è abbastanza inutile dire che verrete sopraffatti, perché qui non è che stiamo parlando di 10 nemici così, stiamo parlando di almeno 20-30 per volta, a ondata. Quindi non abbiate timore di indietreggiare, prendere le distanze, lasciare che siano i nemici a venire da voi piuttosto che voi che andate da loro, perché davvero non
non è molto, non ve lo posso proprio consigliare sta cosa di rifiondarvi in mezzo. Almeno non qui. Eccolo, eccolo. Mi mancavi, lo sai che mi mancavi. Scherzo, ovviamente. Che dire. Ah, vi ricordo che questo livello, per coloro che riescono a completarlo fino alla fine, quindi sconfiggendo anche il boss finale senza morire, c'è in serbo un achievement. Un achievement sbloccato da, tra l'altro, pochissime persone. Se andate sulla pagina di Sam 3, noterete che l'achievement è stato sbloccato da un numero basso di persone, una bassissima percentuale. Io in questa puntata cercherò di sbloccare l'achievement dal vivo, ok? Quindi per sbloccarlo occorre, come ho detto, finire il livello senza morire e sconfiggere il boss finale. Vediamo se ci riesco, vediamo. Ci sono persone che l'hanno fatto lamerando, buggando la mappa e andando di lato nel deserto, così fregando tra virgolette il gioco. Io ovviamente non farò così perché non sono un nabbo e quindi completerò l'achievement senza barare e senza glitchare il gioco. Ok, riforniamo il C4. Basta, lo so che hai emorroidi, però dai, calma, cioè. Troppo peperoncino nella pasta, dai, basta. Non urlare. Ma poi, cioè, davvero, no, a parte i scherzi, come cazzo fanno a urlare se non hanno la testa? Forse urlano dal buco del culo, c'hanno tipo un fischietto inficcato in culo e urlando, non so, con un peto esce l'urlo, non lo so perché. È una cosa che mi sono sempre chiesto, no? Questi geniacci di Serious Sam fanno un mostro che urla e che non ha la bocca. Boh. Sono tornati gli scheletri? Sì, sono tornati gli scheletri. Non me lo sarei mai e poi mai immaginato. Questi sono dei mostri ricorrenti, diciamo, in tutti i Serious Sam. E in tutti i Serious Sam sono fastidiosi. Non se ne salva uno di Serious Sam. Ah, sto finendo i proiettili per questo fucile d'assalto. La cosa non mi piace. Dopo sarò costretto a utilizzare il minigun. Merda. Merda fresca. Merda e fresca. Ma proprio fresca, eh. Altri cicci. No, 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 no. Tu non mi colpirai. Ok, ok, attenzione, sto facendo il cretino. Madonna. Ciglio caro. Bada, 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 bada. Qui un proiettile di cannone ci stava perché stavano diventando fin troppo numerosi per i miei gusti. Io vi consiglio che quando vi trovate in difficoltà, insomma, difficoltà è un parolone, comunque quando vedete che tirare a brutta, non abbiate timore di consumare proiettili che avete, magari del cannone o del devastator, perché meglio salvarsi la vita che morire lì per lì. Non so se ho reso bene questo ragionamento, perché molti sono fin troppo tirchi con i colpi. Cioè, se il gioco vi dà i colpi, consumateli, perché vuol dire che c'è un motivo per cui ve li danno, insomma. Tanto le palle di cannone, vedrete che più avanti avrò modo di reperirne altre. Ok, qua c'è qualcosa? No, perché non c'ho più una sega di colpi del fucile d'assalto. Devo anche rifornire i razzi, quindi ho preso i razzi. Ora qua giù, cos'è quello? Colpi per il fucile, non mi interessa. Mi sa che devo proseguire per trovare altri colpi per la mitragliettina. Vabbè, dai. Schifosi. Salta in modo discutibile. Qui c'è qualcosa? No. C'è un biomeccanoide laggiù. Sento i passi. Sento i passi. Guardalo lì, madonna, feccia. Ora, non ho, giustamente io ho il razzo, però non mi va di sprecarlo. Quindi fammi usare la pistolina. È possibile, come vedete, far esplodere i suoi razzi, quindi a patto che li faccio detonare con la pistola, non riesco neppure ad arrivare fin qui. Mado. Che sti spawn. Sti spawn a fregarella, birichini. Birichini, programmatori. Vabbè, dai, mi sono rotto. Usiamo i razzi, tanto voglio dire.
là in fondo c'è un'altra cassa delle munizioni, per cui C4 zacchere. No, io adoro veramente il raggio d'effetto, perché molto molto ampio, come ho detto anche prima. Ok, altri rifornimenti. Vediamo un po'. Dammi razzi, proiettili per il minigun. Oh, finalmente, finalmente. Ok, questa sezione è raschiosa. Arriveranno un sacco di scheletri. Via. Oh, vedete o no? Vedo un cazzo. Oh no, attenzione. Da entrambi i lati, bastardi. Da entrambi i lati, Ragazzi, non fatemi indietreggiare troppo, perché non ho voglia di farmi di nuovo tutta la strada a piedi poi al ritorno. Che palle. Questo livello, vedete, per questo è un po' noiosetto, perché dai, dovete sempre indietreggiare per via di questi numeri elevati dei nemici che vi verranno contro. Non è che uno può andare avanti, sarebbe un suicidio. Sto di nuovo finendo i razzi, vi rendete conto? Madonna. Basta, dai. Che palle. Zero, ecco. Mi fate consumare altri colpi, bastardi. Siete cattivi. Giue di oppono. Che palle ricaricare però, Senti, hai rotto il cazzo. Oh, prendiamo un po' di razzi, dai. Giunno. Lezzi, siete lezzi. Lezzi. Schif, cool, merd, cool, cool. Mi avete portato al primo tunnel di nuovo. Non ci posso credere. Come così? No, quello non te lo perdono. Non te lo perdono neanche se mi preghi in aramaico all'incontrario. L'ultimo? No, quello era l'ultimo. No, c'era ancora uno laggiù. Ritardatario. Piuttosto ritardato, anzi. Un altro ancora. Madonna, c'è la fila. Tenti una martellata. No, anzi, meglio di no, perché. Anzi, proviamo. Ecco. Sì, però cazzo, gli ho fatto la presa e. Madonna, gioco buggato, lezzo! Mi sono fatto colpire stupidamente, ma. No, basta cazzate, dai, perché. Lol, la battuta fierissima. Se la guerra fosse un'arte, sarei Michelangelo. Che ridere. No, vabbè, non era male, dai. Ok, sembra che questa parte sia. Sembra che abbia ripulito la zona. Quindi possiamo. Oh, che è l'usciere lì. Davanti all'uscita. No, perché adesso c'è tipo una sorta di apertura nel canyon. Una delle poche volte che questo livello varia. Dai, altri scheletri. Che palle, hai rotto. Ecco, qui c'è l'apertura al. Oh, che cazzo. Ancora. Dio caro. Via. C'è un altro per caso? No. Ok. Oh, finalmente un po' di aria aperta. Ci voleva. Inutile dire che anche lì sarà infestato da mostri. Per ora non sto andando male. Devo ammetterlo, non sta andando male. Però le parti difficili devono ancora arrivare, ragazzi. Devono ancora arrivare. Ok, eccoci qua. Un po' di rovine qua, così. Vediamo un po'. Proiettili per il minigun. Sono arrivato al pieno. C4 pure. Oh, ecco, ecco! I nostri le vecchie conoscenze, no? Che si fanno risentire così. Ma voi vi butto giù col Devastator, perché non ho la benché minima intenzione di perdere troppo tempo con voi, perché
se dovessi farlo, verrei sopraffatto da altri da altre caccole. Questi sono bastardi infami, perché le loro mitragliatrici infliggono tantissimi danni. E visto che qui spawnano, come vedete, queste streghe volanti, se avessi aspettato a quest'ora sarei già morto, perché le streghe vi bloccheranno mentre gli elicotteri punzicchieranno con la mitragliatrice. È tutto un gioco di tempistica. Ho fatto proprio bene a buttarli giù subito, infatti. Vedete che qui non c'è da scherzare, cioè, vedi, madonna, due insieme, madonna, via, cazzo, ricarichiamo. Poi sono dei rompicoglioni perché spariscono, ricompaiono a destra, a sinistra, su, giù, che palle. Poi sono resistenti. Occorrono 4-5 colpi di Devastator. Madonna, ragazzi, oh. Però non mi piace sprecare troppi colpi. Provo un po' con i razzi, ma se sono lontani. Dai, quella è morta. Ok. Riforniamo. Dai, dai. Mori. Ok. Un'altra? Dove sei? Madonna, cazzo. Mi sono fatto colpire un po'. Maledetta. Schifosa. Madonna, se riappari ti sculaccio. Madonna, che palle. Oh. Un'altra. Oh. Ne manca una, mi sa. No, un'altra ancora di là. Madonna, ma quanti siete? Cristo. No, laggiù devo usare per forza il Devastator. Madonna, siete proprio mosche. I razzi che vengono riflettati proprio. Dovete colpire queste qui quando sono infuocate, altrimenti niente, non faranno danno i colpi. Madonna, schianta, era vita rossa, ancora non è morta. Dai, su, appari. Sono qui nel mezzo, dai. Su. Sti bisbigli. Oh, non appare, dove sei? Madonna, lezzo. Ne manca una, mi sembra. Di doppietta. Almeno. Ok, dai. Oh. No, quelle veramente sono fastidiose, Ma lasciamo l'armatura, anche perché mi mancano solo due punti. Cioè 98, non avrebbe senso. Bisogna saper gestire bene le risorse a nostra disposizione. Poi sto gioco di merda mi trolla. Mi dà i proiettili per il laser e io non ho il laser, perché in questo livello mi pare che non ci sia. Io comunque i livelli di Serious Sam 3 non è che li registro tutti in fila, per cui non uso salvataggi. Questo gioco pretende che tu abbia ancora l'arma del laser presa da un livello precedente, mentre io non ce l'ho, perché quando registro i gameplay, diciamo che vado subito a scegliere il livello e inizio da zero, diciamo. Non è che non ho le armi che ho raccolto in altri livelli, quindi sono, diciamo che questo è, comporta un ulteriore svantaggio, perché il gioco mette in conto che tu abbia qualche arma magari in più presa da segreti anche. Ma poco importa, perché io vinco comunque, perché sono fiero. Ecco, adesso tocca ai scorpioni. Questi sono dei punzecchiatori. Pur togliendo poco danno, sono pallosi perché punzecchiano. Anche da lontano il loro colpo arriva subito al segno. No, questi nemici sono veramente, ecco. Madonna, oh. Madonna. Madonna. Dio caro, attenzione alla martellata. Direttamente. Maremma. Maremma infuocata proprio, guarda, da destra e sinistra poi. Ma strano, a me mi sembrava onestamente che morissero con un colpo di martello. Mi sa che dopo una patch hanno corretto sta cosa. Hanno fatto sì che richiedano due colpi anziché uno, vabbè. Oh,
sti scheletri, però. Madò. Altri scorpioncelli? Per caso? Altri scorpioncelli? Oddio, l'elmetto del soft air. Tuna. C'è qualcos'altro qua dietro per caso? Armatura. Quello lo prendiamo. Di qua cosa c'è? Altra armatura. Altri scorpioni. Qui invece i razzi. Ah, tanto c'è i rifornimenti infiniti lì. Non so perché mettono altri razzi. Boh, per comodità. No, 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 ma ragazzi, fin qui ancora il bello non è arrivato, eh. Cioè, qui diciamo che siamo a livelli di difficoltà intermedi. Non è né facile né difficilissimo, però più in là, madonna, più in là, Dio caro. Altro che l'elmetto fierissimo del software. Madonna. Guardalo, fiero. Non posso prendere perché sono già pieno. Oh, merda, merda, merda. Attenzione perché... Ah, comunque, nel caso in cui non lo sapeste, quel biomeccanoide ammazza Sirius Sam con un colpo di razzo. Uno, cioè, anche se ho 179 e 100, morirei in un colpo, credo, con uno dei razzi del biomeccanoide. Sono letalissimi. Madonna, che colpo. Di lato proprio. Ok, abbiamo concluso qui ancora? Sa di no. C'è uno spawn incessante di scorpioni. Madonna, da dove cazzo arrivano? Ok. Allora, laggiù invece chi c'è? Chi c'è laggiù? Scheletri, di sicuro. Sulla naso vi dico che ci saranno scheletri a non finire qui. Madonna. Che fatica. Allora, devo andare qua giù, sì. Non qua, aspetta, qui non c'è. No, di qua devo andare. Ma ha salvato di nuovo. È inutile che salvi, tanto non devo neanche morire una volta. Quindi anche se non salvava, faceva lo stesso, Gli anni da sottoterra. Ecco, ecco, eccoli. I lanciapalle. Siete dei lanciatori di palle. Corridoi stretti. Anzi, corridoi stretti. Sono. Non sono male per quanto riguarda il posizionamento dei nemici. Perché se sono tutti stretti in fila, diventa molto più facile distruggerli quei razzi. Perché siccome il razzo va sempre in avanti, ovviamente, e il mostro non. Non è che può andare a destra o a sinistra. Quindi spammandoli diventa più semplice. A patto di avere le munizioni, perché se non le hai come ora che i razzi, praticamente ho finito i razzi. Lì ci voleva il minigun, però. Anche perché mi ha dato anche le munizioni, sicché non ci ho rimesso neppure lì. Ok. Adesso cosa c'è? Altri ragnacci. I ragnacci. Cazzo, mi è spuntato uno sotto il culo lì proprio. Laggiù. Devo rifornire i razzi, madonna. Andate via, andate via. Ragnetti di merda. Ah, cazzo, quello era per il C4, non per i razzi. Mannaggia, ora come faccio? Devo andare laggiù di nuovo. Non c'ho voglia. Non c'ho voglia, tanto. Tanto se non sbaglio il gioco, più avanti il gioco dovrebbe fornirmi un'altra cassa. Ecco, qua dietro c'è un ciccione.
Quello lo sapevo già che c'era là dietro, me lo ricordo. Per alcune cose ho la memoria abbastanza buona. Perché sto livello l'ho fatto un pochino di volte, prima, ovviamente. Quindi è ovvio che più o meno bisogna sapere quali nemici stanno nei punti della mappa, altrimenti si arriva sempre impreparati, casino. Ok, siamo arrivati ad un punto abbastanza bastardo. In questa sezione si pienerà letteralmente. Vabbè, innanzitutto i grassoni qua che. Oh cazzo, quanti sono? 1, 2, 3, 5, 7? 7, 8, quanti cazzo sono? Facciamoli subito fuori col Devastator qui perché non voglio rischiare di perdere troppa salute. Madonna, oh, quanti cazzo di colpi. Cerchiamo di usare anche i razzi per quanto possibile. Ok. Ecco, dicevo, questo punto qua è un posto che si pienerà totalmente di ragni. Pieno, guardate, aspetta. Una volta fatti fuori questi ciccioni, dovrebbero spuntare ragni a volontà. Uno, due, due e mezzo, due e tre quarti. Dove siete? Ecco, doveva prima salvare la partita, e ora sono cazzi, guardate. Ecco, oddio, lezzi! Dai buchi poi! Stanno uscendo dalle fottute pareti! Letteralmente dalle fottute pareti. Cazzo, l'acido lì. Vomito. Il vomito, vomito, vomito. Sì, ma tanto va attaccata a sto cazzo perché c'ho il rifornimento di razzi infinito, quindi attaccate a sta fava. Utile perché tanto sti qui. Ma anche il mutilatore non è malaccio, eh. Non è malaccio contro sti ragnetti. 4 per volta, guardate, 1, 2, 3, 4. Su 2, 3 e 4. Almeno ci rispa. Cazzo. Merda. Sì, però a volte si surriscalda. Madò, anche da dietro! Merda! Madonna! Pista! Pista! È bastardo il gioco, dice bene. Mettiamoglielo anche dietro lo spawn, oltre che davanti. Che fasci di culo che siete, eh! Anche la doppietta. Il fatto che non siano in troppi fa. Ha un buon effetto. Oh, quanti cazzo sono? Pieno. Pieno di ragni. Ok, però dopo i ragni non è che è finita qui, aspetta. Che sono buggate le animazioni. A forza di sparare sono buggate un po' le animazioni di Sam. Tiene la mitragliatrice in un modo abbastanza strano. Madonna, il vomito, basta. Maledetto. Fammi ricaricare un'altra volta i razzi. Ok. E adesso sono cazzi, perché laggiù c'è un casino infernale. Ci sarà un casino veramente infernale. Allora, intanto prendiamo il corpetto qui del soft air, anche qui del metto là non mi serve, sono già a 100. Te levati dai coglioni. Ecco, le palle da cannone. Se il gioco mi dà le palle di cannone può significare soltanto una cosa, che si sta per scatenare un casino diabolico, davvero diabolico. Razzi, la scorta dei razzi, munizioni per il Devastator che sono già a pieno perché li sto risparmiando, sono abbastanza tirchio quando si tratta di Devastator. Oddio. Teniamoci pronti a tutto perché qua mi ricordo che
il gioco ti tira addosso al giocatore un bel po' di roba. Non si scherza, non si scherza qui. Non immaginate quanto mi incazzerei se dovessi morire e dover rifare tutto da capo, madonna. Siamo già a 40 minuti dentro la puntata, Ho le corde vocali che stanno già piangendo un pochino. Madonna. Oddio! Bastardo, lancia razzi a raffica. Madonna. Lezzi. Fammi ricaricare i razzi che mi sono finiti. Ragazzi, mi fate passare per cortesia? Non voglio usare il devastento. Vabbè, dai. Ci sta, insomma, se no qui si ammazzano questi gruppi qui, Sono troppo folti. Troppa gente. Un altro! Un altro biomeccanoide. Via. Mi fate prendere razzi, ragazzi? Prego, grazie. Merda, bastardo. Vi ho chiesto un semplice favore, di lasciarmi prendere i razzi. Bastardi. volevi, Grinzami le noci, lisciami le mele. Ma lisciami le mele. Oddio. Lisciami, grinzami le mele. Madonna. Nah, devi fare di meglio. Devi fare di meglio se vuoi ammazzarmi. Intendi davvero farmi fuori con sol... Cazzo. Come non detto. Quando vomitano tutti insieme, evitarli non è semplice. A meno che non siamo a distanza di sicurezza, insomma, dai. Muori. Oh. Dammi Rocket. Oh, ma sti ragni hanno rotto il cazzo. Quanti sono? No, contateli. Io credo che proprio che in questo gioco ci siano più di... Anzi, in questo livello, volevo dire, ci siano più di 1000 nemici, perché... Non ne sono certo, però a vederli così sembrano davvero diversi. Sicuramente più rispetto a qualsiasi altro livello del gioco. Quello poco mi assicuro, ma... Secondo me, qui superiamo i 1000 nemici, tranquillamente. Queste nuvolette benefiche. Pensate che se uno di quei razzi dovesse colpirmi, dovrei ricominciare il fottuto livello da capo. Quindi immaginatevi. Insomma. E devo dire che alcune volte è successo che... Ma ecco, ecco cosa ho detto! 32 vita, merda! Madonna! Via dai coglioni! Fammi prendere la vita, madonna, ho rischiato come un barile di piscio. Come un barile di piscio spacciate come birra al pub. Madonna. Perché se morivo lì mi incazzavo, Se morivo lì mi imbestialivo come uno zingaro derubato. Cioè uno zingaro che già è morto di fame derubato. Cioè incazzato. Madonna. Perché guarda, è un attimo morire qua, è davvero un attimo. Basta che ti becchi un razzo. Vedete che quel razzo, tra l'altro, non mi aveva neppure colpito. Se soltanto esploso nelle prossimità del giocatore e già sono sceso a 32. Pensate quanto cazzo tolgono. Ora qua sto raccogliendo diverse palle da cannone, per cui insomma, qui c'è un bel casino, Ora, dopo che ho fatto fuori sti ragnasci, devi vedere cosa cazzo esce da laggiù. Te devi vedere cosa arriva da lì. Aspetta, Buttiamo un po' di scatolette, perché... Allora, intanto dovrebbero spuntare gli scheletri,
O sbaglio? No, ci sono i Walker e così. Oh. Madonna, i pestoni di ferro, sento. Madonna. Io caro. Madonna. Via. Finché li tengo a bada uso i razzi, però quando la situazione inizia veramente a scaldarsi, a diventare caotica, sono costretto a tirar fuori il mio fedele cannone. Ma non in senso, non fraintendete, cannone del gioco, non è che questa è l'arma più potente del gioco, ma è anche quella più lenta, quindi bisogna calcolare bene la traiettoria del colpo in modo da far fuori, da perforare più nemici con una sola palla. Tra Dio caro! Motonna di smezzo! Motonna ragazzi! Madonna! Proprio diviso a metà! Diviso perfettamente a metà! Come fa una palla a dividere perfettamente in modo netto un nemico? Guarda, guarda, si apre così come un libro, si sfoglia, guarda! Tutta questa carne di toro andata sprecata. Ci potrei fare i kebab, cazzo. Serious Sam kebabaro. Ma a parte gli scherzi, lasciate che mi concentri qui perché... Madonna, non ce la faccio più, sono già stanco perché... Madonna. Ci stai un po' fermo, madonna, che ti devo colpire. Oh, ma sono diversi, Devo stare, tra l'altro, attento a non incepparmi su queste montagne, con questi sassi qua, perché altrimenti rischio davvero di beccare un razzo in faccia. Madonna, distanze, Lì ho usato il cannone perché si stavano avvicinando fin troppo. Altri tori, madò, altri tori. Non ce la farai, non ce la farai. Un'altra cosa, per ammazzarli senza spendere la palla di cannone, è un razzo e una fucilata, però quello... Oppure un paio di razzi. Ecco, evidentemente ho fatto una mossa da idiota perché mi ha colpito. No, niente, qui bisogna usare per forza il cannone perché altrimenti si muore. Altrimenti qui non è che si campa tanto. Pure Devastator, però anche lì sono due i colpi, se sono tanti tori. No, però dai, devo dire che funziona. Uno, due. Donnina, fammi ricaricare, vai. Oddio. Donna, sono in tantissimi. Mostri a non finire. Madonna, questo livello veramente mi spreme al massimo. Non c'è un momento di tregua qua. Cristo, basta, mi sono rotto il cazzo. Ora sparo solo il Devastator. Madonna. Vabbè, contro questi no, però, perché è un pochino sprecato. Continuano, continuano. Cristo. No, io sfido a tutti quelli che stanno guardando il video. E innanzitutto complimenti se siete arrivati fino a questo punto, perché madonna, sto facendo praticamente sempre la stessa cosa. Ma se credete che sia facile, se pensate, se siete convinti che ma a vederlo così dov'è la complicatezza, dov'è la sfida? È difficile, fidatevi. È abbastanza complicato. Provateci. Se non avete il gioco, sappiate che Serious Sam non è che costa
60 euro, no, come Call of Duty, o 40 così, no, costa una ventina d'euro. Tra l'altro, quando lo mettono in offerta lo troverete anche sotto i 10 euro, quindi un prezzo accessibile perfino a chi indossa i giornali, va bene? Se tu indossi i giornali, sei proprio un barbonaccio, così, perfino tu te lo puoi permettere, perché dai, 9 euro così, parlo ovviamente di quando è un'offerta, non è che sono troppi, eh. Ok, qua dietro cosa c'è? Un altro fottuto walker, biomeccanoide, biocoglionoide, mongoloide proprio. Va bene, ok, altri rifornimenti, laggiù. Questi ragnacci che spuntano dal nulla qui. Aspettate. Non mi dite che questo è il punto dei diavolacci. Mi sa proprio che sono arrivato al punto bastardo. Ecco, sì, perché ho preso la vita da 200. Sì, mi ricordo correttamente. Qui, madonna! Questo è un punto bastardo. Intanto qua ci sono gli scheletri a non finire. Qua devo usare il Devastator. Mi ricordo una volta, quando stavo giocando a questo livello, cominciai ad usare il lanciarazzi qui e fui sopraffatto come un coglione. Quindi ragazzi, la seconda volta non ci casco, madonna. Uso direttamente il Devastator e vaffanculo, perché qui sono in tanti. Ecco, eccoli, eccoli, diavolacci. Oddio, quelle sfere veramente sono letali. Tolgono tipo 150, se non sbaglio, 100-150 salute. Ho 200 e 200 di armatura, di vita, però devo sempre... Ecco, poi questi sono veramente resistenti. Ma pezzo di burdo! Scheletro del cazzo proprio. Ho perso un sacco di vita già per un colpo così banale. I diavolacci, questi qua alti, grigi, gli chiedono ben 10 colpi di Devastator per morire, se non vado errato. Sono 10! 10 colpi! Oppure 2 colpi di cannone. Ma il colpo di cannone, per ammazzarlo in 2 colpi, deve essere caricato al massimo, ovvero la palla, quella infuocata, caricata, sennò col cazzo. Poi assieme a questi arrivano ondate e ondate di scheletri, il che complica abbastanza la faccenda, perché devo cambiare tra minigun e cannone. Minigun, cannone. Pezzo di merda. Minigun e poi cannone. Pum, mori. Minigun e poi di nuovo cannone. Poi hai rotto il cazzo. Uno è ancora vivo. E due, mori. Ma poi se giocate sulla modalità Serious, ce ne saranno tantissimi di questi diavolacci, veramente. C'è un punto ancora più avanti, se non vado errato, dove, madonna ragazzi, c'è pieno. O sbaglio, è questo il punto? No, no, mi sa che è questo il punto pieno di diavolacci. No, no, ragazzi, io credo... No, no, è questo. Io sono arrivato già a un punto del livello. Io mi ricordo, l'altra volta che ci ho giocato qua, finì anche le munizioni. Spero che non sia il caso anche di questa giocata, perché ho ancora 14 palle di cannone, 300 di minigun. Aspetta che qua ci sono anche un po' di rifornimenti lì a sinistra. Aspetta che però questi qua, madonna, devo prendere distanze, perché questi bastardi poi, se mi beccano con quelle sfere di fuoco, sono cazzi, perché si muore in 2 colpi, che tipo 2 colpi. No, è una cosa, è qualcosa di allucinante, perché questo gioco, no, uno dice vabbè, modalità Serious, sarà difficile, ma letteralmente 2 colpi e mori. 1 o 2 colpi sono. Per sbloccare l'achievement di cui stavo parlando prima in questo video, non bisogna mai caricare la partita. Quindi bisogna arrivare alla fine, come ho detto, ripeto all'inizio del video, sconfiggere il boss senza mai morire. Cioè, non, tu non puoi fare cazzate. Non puoi sbagliare. Aspetta, riforniamo un po' di colpi del Devastator, che mi sono rimasti solo... Ecco, ok.
Madonna, oh, quelli sono resistenti. E tra l'altro, un'altra cosa che mi sono scordato di dire è che quei diavolacci alti sono immuni ai proiettili normali di mitragliatrici, ovvero quelli del minigun, della doppietta, del fucile d'assalto e anche della pistola. Quindi è possibile danneggiarli soltanto con colpi esplosivi. Quindi razzi, C4, Devastator e cannone. Tutte le altre armi non infliggono un cazzo. Zero. Quindi anche lì è una cosa bastarda. Madonna, lì ho rischiato. Hai la faccia come il culo laggiù, eh. Io a questo punto... Merda. Sono arrivati... Prendiamo le distanze. Madonna, sono veramente tante questi scheletri. Io mi chiedo se mi basteranno i colpi. Dovrebbero bastare, però... Dicevo, io mi chiedo quanti cazzo di diavolacci mancano ancora, perché io sto finendo i colpi di cannone e i diavolacci sembrano non finire mai. Ce n'è qualcun altro laggiù? Vado. Madonna, davvero, eh. Altro che gestione dei colpi, qui bisogna veramente stare attenti. Se io tiravo le palle prima, quest'ora... Ma... Sarei davvero sottoterra a quest'ora. Madonna, qui... Che cazzo sta succedendo? Scheletri a random. Sembra che i diavolacci abbiano terminato la loro processione. Non ne vedo altri almeno per il momento, però tengo comunque gli occhi aperti perché sì, in effetti forse è un po' troppo azzardato usare la doppietta qua. Madonna, basta nemici, non ce la faccio più. Dovrei essere abbastanza vicino al boss, però dovrebbe mancare poco. Allora, scheletri, altri scheletri, scheletri, altri scheletri. Ma basta, un po' di varietà. Un po' di varietà, dico. Madò. Siete un po' noiosetti, siete un po' noiosetti. Ancora scheletri. Ancora scheletri? No, 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 veramente, ancora. Volete proprio rovinarmi il video allora, eh? Volete proprio rovinarmi il video? Cazzo, cioè... Solo scheletri, madonna, basta! Madonna, ragazzi... No, comunque la soddisfazione di arrivare in fondo, no? Di vincere. Io voglio sentire quella soddisfazione di aver finito Sam 3 senza morire una volta. Io quello cerco. Il momento di gloria cerco, madonna. Dai! Sono andato dietro di un chilometro, madò. Oh! Riforniamo e andiamo finalmente avanti. C'è qualcun altro qua? Devo stare attento. Mamma mia, che fatica sto livello. Io non voglio nascondervi che questo livello è sicuramente più faticoso di tutti, perché mamma mia. C'è qualcun altro laggiù? Cazzo. Altre palle di cannone. Eppure colpi di Devastator. Questo può significare una sola cosa. Ecco. Dai, altri squadroni, siete bastardi! Mosca! Lezzi, madò, lezzi! No, tanto non vi consumo i colpi di Devastator, voglio solo consumare razzi. Voglio essere economico, anche perché guai a consumare colpi quando si può evitare. Come ho detto ripetutamente nel corso del... Madonna, ti sei un raschione. Merda, no.
Boni, Boni, no, 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 vedi, vedete qui perché sono bastardi. I colpi di cannone non ve li danno di certo per bellezza. Madò, ne ho perforati tre di tori con un colpo. Madò, madonna, voglio conoscere il programmatore di questo livello, che gli voglio bacchettare le palle. Sei rognoso, sei davvero rognoso. Altri diavolacci là sull'orizzonte. Madonna, sto avendo un culo paragonabile a Giuseppe Simone. No, senza offesa, nel senso, senso buono, però, cioè, quelle palle di fuoco. So che sono noioso a dirvelo per l'ennesima volta, ma con un colpo mori, cioè uno. L'ho detto mille volte, lo so, ragazzi, lo so, però provateci voi, no? Visto che alcuni credono, ah, è facile, certo, certo. Provateci voi, madonna. Su YouTube, ma madonna, su YouTube non si possono più mandare direttamente video di risposta, se non sbaglio, però se qualcuno di voi mi manda un gameplay giocato, madonna, madonna, raschione. Cristo, qui. Dicevo, se qualcuno mi manda un gameplay giocato a livello serio, di questo livello, se la giocata è discreta, io ve la condivido ben volentieri, magari sul canale Ace Gamer Team. Su Ace Gamer Team, per quelli che non lo sanno, momentino spam, tanto c'è poco di cui parlare, mi stanno arrivando scheletri a raffica. Ace Gamer Team è un canale che ho aperto per sponsorizzare youtuber che secondo me creano contenuti di qualità. Youtuber che scelgono di mandarmi i loro video tramite messaggio privato ad Ace Gamer, non Ace Gamer Team, scusate, Ace Gamer Network, ecco, perché Ace Gamer Team era il vecchio canale, invece ne ho aperto un altro, Ace Gamer Network. Ecco, io sbaglio a dire i canali perché sono concentrato sul gioco, che c'ho i tori, Dio caro, che mi arrivano nel muso, se no, madonna, cazzo, qui devo usare il cannone, madonna, via. Dicevo, su Ace Gamer Network, se avete qualche video che ritenete di qualità, no? Una bella giocata, o che ne so, un'opinione che ritenete interessante per gli altri, un video che ritenete comunque ben fatto e cercate visibilità, potete inviarlo a me tramite il canale Ace Gamer Network. Se mi piace, lo pubblicherò. Momentino spam chiuso, ok? Oh, Dio! Sospiro di sollievo dopo questo grandissimo attacco di tori, a cui sono riuscito a sopravvivere con 77 scudo e 113 di vita. Mannaggia a voi, no, veramente. Secret found? Perché secret found? Non ho fatto un cazzo. Ho aperto la scatola delle munizioni. Secret found. Vabbè, contenti voi. Contenti voi, contento io, nel senso che non è che mi dà fastidio se ho foundato un secret. Ok, ce l'abbiamo fatta anche stavolta. Dovrei essere agli sgoccioli di questo livello, ovvero tra un po' dovrei affrontare il boss finale di Serious Sam 3 BFE. E lì mi sono ricaricato la vita a 200. Ah no, ci sono altri tori. Altra monnezza. Oddio, Dio caro. Questo livello sembra non avere fine. Quanto cazzo durerà questo video? Durerà più di un'ora. Più di un'ora, guarda, sicuramente. E qualcuno si lamenterà, Zeb, perché pubblichi video così lunghi? E perché il livello è lungo, che faccio, lo taglio? Se lo taglio, dopo ci sarà chi dirà, ma Zeb, te sei morto e poi hai ricucito il video in modo da far sembrare che tu sia sopravvissuto e senza morire. No, invece vi metto il gameplay per completo. Oddio, siamo arrivati finalmente al boss. Finalmente. Quindi Serious Sam, dopo aver sconfitto 10.000 miliardi di mostri, arriva qui stanco con la gobba. Devo dire che le animazioni erano abbastanza scarse, eh? Cioè, io non ho mai visto delle braccia piegarsi in quel modo, però vabbè. Oddio, siamo arrivati, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Musica, la musica da suspense, no? Eh? Oh
Oddio. Cos'è sto tremolio? C'è il terremoto? Inutile dire che il boss finale di Silver Sam è grosso quanto un fottuto edificio. Oh fuck. Mi sembra molto, ma molto azzeccato, perché madonna ragazzi, questo mostro è un tantino bruttino. È imponente, quindi... Oddio, 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 concentrazione, andiamo subito a raccogliere il jetpack. Il jetpack che viene utilizzato nella versione standard di Silver Sam soltanto in questo punto, al boss finale. Ecco, io la prima volta che ho giocato a Silver Sam 3 non avevo idea di come fare per sconfiggere sto mostro. Poi dopo mi sono scervellato, ho detto cosa cazzo sono questi paletti per terra? Sono dei paletti di ferro che vanno conficcati sulla schiena di questo figlio di puttana. E allo stesso momento devi schivare i colpi, non solo suoi, ma i colpi di tutti questi altri nemici che spawnano dovunque. La Crow Team, gli sviluppatori di Serious Sam, hanno questo vizio di fare i boss finali sempre cosparsi di nemici. Di nemici più piccoli che non faranno altro che punzecchiarci durante il corso della battaglia. Qui basta un errore che andrete squarciati proprio. Va bene? Perché abbiamo le elicotteri che sparano, abbiamo i diavolacci che sparano, abbiamo i biomeccanoidi che sparano. In questo caso, ecco, niente, non sono riuscito a conficcarlo, madonna. Perché? Mannaggia, oddio, no, 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 no! Pezzo di merda! No, oddio! Ho rischiato come, non so, un riccio per l'autostrada, che ne so. No, no, a parte gli scherzi, devo concentrarmi qua. Boss finale, ragazzi, boss finale. Ecco, nel momento in cui il verme delle dune attacca il boss, ci darà il tempo per conficcare il palo nella schiena. Cosa che, madonna, ho fallito di nuovo a fare! Mi si è scaricato di nuovo il jetpack, maledizione. Maledizione, maledizione. Ecco, voi vi starete chiedendo, ma come mai devi conficcare i pali nella schiena del boss? Bene, conficcando i pali nella schiena del boss, siccome c'è un temporale, attireranno i fulmini verso il boss. Quando il fulmine dal cielo colpisce il boss perderà vita, perché con le armi normali, se dovessi sparargli, toglierei troppa poca salute. Quindi mi devo far aiutare dai pali e dai fulmini, appunto, quindi dalla natura. Idea non male, come soluzione per uccidere un boss finale, però qui devo continuamente, merda, dicevo, devo continuamente raggirare i suoi colpi, i colpi dei nemici, i laserini, i plasmerini azzurri dei biomeccanoidi minori, poi un casino. Io non so se ci riuscirò, spero di non dover ripetere tutto, ragazzi. Oddio, Lezzo, che cazzo fai? Pronto ad accogliere il verme delle dune, vedo. Madonna, ti vuoi conficcare o no? Oh, mi sembra che ce l'ho fatta, sì. Devo conficcarmi, mi sembra che devo metterne 4. Madonna, mi ha lisciato un razzo e con la vita con cui mi ritrovo sarei stato ucciso se mi avesse beccato. Madonna, oh, ma sei proprio coglione, guarda che bastardo, si gira apposta per non farmici conficcare il palo, pezzo di merda. Musica fiera. Mi sta finendo di nuovo il jetpack. Dai, è stato colpito dal fulmine. Dai, girati. No, che palle. Non ho avuto tempo di colpirlo. Oddio. No. Oddio, no. No, non ce la farete. Cazzo.
Prendi la salute. Dov'è la salute? Oh, oddio, ho rischiato anche lì. Ho rischiato fin troppo volte per i miei gusti. E di certo non mi farò sconfiggere proprio ora. Proprio ora che sono arrivato alla fine. Dai, 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 dai. Madonna! 2 su 4! 2 su 4! Ma vieni! Madonna! Ti ci butto un altro! Ti ci butto un altro! Bene, bene! Madonna! Lezzo! 3 su 4! Dai, dai, dai! L'ultima! L'ultima! L'ultima e poi posso cominciare a sparargli col cannone! Ok, ragazzi, ci siamo! Dai! Madonna! Ori! Prima però deve essere colpito dai fulmini. Un attimo. Ecco, 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 ecco. Fammi prendere i colpi qua. Merda. No, 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 no. Col cazzo che mi ammazzi. Col cazzo che mi ammazzi. Mori, mori, ti prego, mori. Oddio. Oddio, se mi colpisce sono morto. Se mi colpisce sono morto. Dai, su. Dai, sti fulmini, perché non ammazzate? Oddio. Madonna, merdoso! Mori, madonna! Oh, sì! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta, ragazzi, ce l'ho fatta. Ho finito Serious Sam 3 BFA. Sulla difficoltà seria, senza mai morire. Oddio. Oddio. Oddio, oddio, oddio. In questo momento sono sdraiato sulla sedia perché non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Oddio. Serious Sam si avvicina al portale. La terra sta per essere distrutta da una meteore lanciata, credo, da Mental. Il boss che non si riesce mai a ammazzare in nessun episodio di Serious Sam. E quindi Serious Sam, per riuscire a fermare Mental, deve viaggiare indietro nel tempo. E per farlo deve entrare nella macchina del tempo prima, appunto, che esplode la Terra. Quindi muovi il culo, Serious Sam. Muovi quel culo che hai. Vedi che se non muovi il culo fai una brutta fine. Quindi ci vediamo nell'anno 3000 avanti Cristo. E qui finisce Serious Sam 3 BFE. Che BFE sta per Before First Encounter. Quindi gioco ambientato prima di Serious Sam The First Encounter. E niente, la Terra viene colpita dalla meteore e la civiltà umana viene definitivamente annientata dalle forze del male, dalle forze aliene, dalla meteore. E basta, così finisce il gioco. Ragazzi, credo di meritarmi un po' di complimenti, perché francamente è un'impresa non da tutti finire questo gioco su Serious. Non dico che sia impossibile, sia chiaro, però diciamo che perlomeno bisogna essere in gamba. E con questo la serie di Serious Sam 3 è finita. Sono veramente stanco. Sto video è durato più di un'ora. Se avete seguito tutto l'episodio per intero, avete la mia più profonda stima. E ci becchiamo, ragazzi, come sempre. Oddio, sono stanchissimo, non ce la faccio più. Ci becchiamo ai prossimi video.